Allora, se la domanda è associamoci o no, la risposta è sì, al 100%, perché abbiamo degli aiuti fondamentali che ci permettono di conoscere bene a fondo quali sono le possibilità che forse un'azienda fino in fondo non può conoscere. L'occasione di guardare, io dico, un po' al di fuori da quelli che sono i cancelli di una singola azienda. Costa molto meno di quello che rende, ci consente di crescere, quindi un altro motivo per cui associarci e poi impegnarsi anche in attività associativa. Dal punto di vista di Zeiss è importante avere questo contatto con Univa, perché con Univa e con le associazioni e con le istituzioni come ad esempio la LIUC con cui si lavora, danno modo di avere un confronto con aziende, con tipologie simili e anche con tipologie diverse. Noi viviamo l'Unione, tante volte siamo noi a raccontare qualcosa di nuovo, come nel caso della rete d'impresa, altre volte sentiamo raccontare qualcosa di nuovo da nostri colleghi imprenditori, ci aiuta a sentirci un po' meno soli. Tenova collabora in modo continuativo con l'Unione Industriali in diversi ambiti. Abbiamo diversi scambi per quanto riguarda i percorsi formativi e ci aiuta nel mettere a terra tutto ciò che è alternanza scuola-lavoro. Quindi collaboriamo con l'Unione col progetto Generazione d'Industria. Industriale è stata fondamentale soprattutto per un processo di avvio del pensiero e del virtuosismo nel implementare all'interno di Oro Jersey un percorso di welfare. Quindi noi siamo stati stimolati da Univa nel ragionare su un'evoluzione di quello che poteva essere il nostro contratto di secondo livello, che abbiamo preso non solo a cuore ma l'abbiamo implementato. Whirlpool collabora ormai da tantissimi anni in modo costruttivo con l'area sindacale dell'Unione Industriale di Varese. Una collaborazione che spazia in termini di contenuto da tematiche di organizzazione, di relazioni sindacali e di diritto del lavoro. Una collaborazione che cambia di scala, si passa da una dimensione locale a una dimensione nazionale nel quotidiano. Gli esempi di successo principale sono sicuramente gli ultimi due accordi che abbiamo firmato in seguito all'acquisizione del gruppo Indesit da parte di Whirlpool, l'accordo sul piano industriale Italia e l'accordo sull'armonizzazione degli accordi integrativi.